No, e allora parto io. No, parto. Ah, fai Via, via. Ciao. Allora, che do... Senti, faccio io. Ah. Ciao a tutti, Questo sketch amici. È imbarazzante. Sì. Ciao a tutti, amici di Player Insider, e benvenuti a una nuova top. Attenzione, però, questa non è una vera e propria top. Esatto, perché top. Sì, troppo, nel senso, difficile. Troppo difficile fare una top su questo argomento, cioè nel senso i migliori giochi della scorsa generazione che siano usciti su PS3 e 360, cioè multipiattaforme, esatto, insomma, PS3 e 360, possibilmente anche PC, ma che almeno siano usciti su PS3 e 360. Dice, ma perché il Wii non lo contate, Nintendo non lo contate? Allora, anzitutto noi la Nintendo la consideriamo perché in un video dove esatto. non c'è nessun gioco Nintendo ci mettiamo qua questo di sfondo. Quindi, diciamo, e poi comunque per Nintendo faremo dei video a parte. Esattamente. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, proseguiamo con questa lista di 10 titoli che secondo noi non dovreste perdere, neanche se per dire la Madonna no. arriva e vi dice perdeteveli. No, non ve li dovete perdere perché sono una Madonna. Queste madonne. Però l'ordine è sparso perché è troppo difficile decidere un primo posto, un secondo posto, un terzo posto. Esatto. Ordine sparso. Sono i 10 titoli più significativi secondo noi della scorsa generazione. Fallout 3, cara la mia Midna, Fallout 3 che a noi bellezza. Diciamo ci ha colpito tantissimo. Perché? Perché anzitutto non possiamo dimenticare il fascino retro, no? Il fascino retro di un gioco che è ambientato in realtà nel futuro. Sì, invece c'è tutto lo stile degli anni 50. Esattamente, quindi noi troviamo le varie pubblicità, i vari prodotti all'interno del gioco che in realtà appunto ricalcano quello che è lo stile degli anni 50, ma allo stesso tempo è un paradosso temporale perché in realtà appunto siamo in un futuro post-apocalittico, in quella che è la conseguenza di una guerra nucleare, di un inverno nucleare contro i cinesi esatto. da parte dei soliti americani. Ricordiamo che il brand non è stato inventato da Bethesda, che ne ha preso quei diritti in occasione del terzo episodio, ma da Interplay. Però Bethesda lo ha trasformato in quello che noi amiamo tantissimo, cioè questo FPS, gioco di ruolo, open world, in cui è possibile fare tutto, andare dappertutto e assaporare al 100% lo stile post-apocalittico di questo fantastico capolavoro. È un gioco di ruolo, ma non è che ci sono le magie, ovviamente. È possibile utilizzare il sistema di puntamento speciale chiamato VATS. Esatto, che è lo SPAV nella versione italiana. In italiano. Vorrei capire chi è che lo abbia mai chiamato SPAV. Cioè, nessuno. Lo SPAV, se presente tu usi lo SPAV, che è il VATS. Ah, e parla. Permette di colpire precisamente la testa oppure la gamba, le braccia, il torso, una parte del corpo specifica, esatto. diciamo, in maniera tale da togliergli vita, da mutilarlo, menomarlo e via dicendo, in maniera più specifica, più precisa, e soprattutto mette in pausa il gioco in quello che è lo spirito tipico più di un gioco di ruolo che di un FPS. Abbiamo apprezzato tantissimo anche New Vegas, ci sentiamo però di raccomandare Fallout 3 tra i titoli che vi raccomandiamo oggi, perché ne dobbiamo citare uno per tutti, diciamo, forse il 3 è più significativo soprattutto dal punto di vista della storia. Ovviamente non possiamo dimenticare i difetti di questo titolo, che sono quelli che si porta sempre dietro Bethesda. Noi vogliamo tanto bene a Bethesda, però purtroppo sembra amare un po' i bug. Perché sì. Fallout 3 è veramente pieno di bug, glitch, problemi vari che minano l'esperienza di gioco di un titolo che altrimenti sarebbe un capolavoro assoluto. Ma al diavolo è un capolavoro assoluto lo stesso. Dragonborn! Vabbè, sì, cara la mia Midna, questo è un acquistino che avevo fatto io qualche tempo fa. Ti assicuro che era proprio lui, era sì. il sì, sangue del drago. Dragonborn è quello autentico, sulla mia scrivania, insomma. Sì, un po' piccolo, però vabbè. Noi sappiamo che molti di voi non l'hanno apprezzato, ma noi siamo molto appassionati di questo titolo. Sì, sì, sì. C'è una tendenza più che altro a svilire, no? Quando qualcosa ha tanti bug, tanti glitch, esatto. si cerca di fare capire che effettivamente è un titolo che non vale niente. Noi siamo andati oltre questa cosa, riteniamo Skyrim uno dei titoli migliori di questa generazione appena trascorsa. Esatto, noi abbiamo amato follemente anche Oblivion, in generale amiamo tutta la serie, però Skyrim, per quanto sia vero che è veramente pieno di bug, però il titolo è fantastico, cioè il gioco è uno dei più vasti che abbiamo mai giocato. Possiamo percorrere tutta la mappa, che tra l'altro è grandissima, ed è possibile trovare anche delle side quest, ognuna delle quali è grande quasi quanto la main quest. Ovviamente mi riferisco per esempio alla missione della Confraternita Oscura, della Confraternita della Città dei Ladri e via dicendo. Bene. La serie che forse ha più haters in assoluto al mondo, ma che noi amiamo follemente e che ha un fascino innegabile, stiamo parlando di Call of Duty.
No, parliamo di Assassin's Creed. Assassin's Creed. Ma tra l'altro, cari miei amici di Player Inside che siete all'ascolto, anche qui siamo dinanzi a un luogo comune, no? Cioè, nel senso, smerdiamo Assassin's Creed perché è una serie che si ripropone ogni anno, che ormai ripropone la stessa cosa. Bene, per certi versi effettivamente Ubisoft si è guadagnata questa nomea di software house che sfrutta un brand fino al midollo. Assassin's Creed mantiene comunque intatto un fascino eccezionale. Soprattutto in questa sede noi vi consigliamo, da non perdere assolutamente per la scorsa generazione, il capitolo che ci ha fatto innamorare della serie, cioè Assassin's Creed 2. E anche di Ezio Auditore. Mi dispiace, per Ezio Auditore. Allora, io amo Ezio Auditore, però preferisco Edward. Però vabbè, salutiamo Ezio Auditore che ci segue. Salutiamo anche Edward che ci segue. Assassin's Creed è uno di quei titoli che sì, è bello da giocare, ma è soprattutto affascinante per la sua storia. Sì. Il fatto di intrecciare personaggi inventati, una storia inventata, alla reale storia, quindi alla nostra storia. Quante volte hai ripetuto storia? Beh, però effettivamente la storia c'entra tanto, protagonista. La memoria genetica, la memoria storica e tutte queste cose, bellissimo, bellissimo. Quindi il parallelismo tra il presente e ciò che è stato nel passato, la memoria genetica dei vari assassini che sono gli antenati dell'assassino Desmond Miles, e in riferimento ad Assassin's Creed 2 il fatto di vedere la propria patria, no, l'Italia, no, che noi vediamo lì, o perlomeno Venezia, Forlì, l'Emilia-Romagna. Un difetto lo dobbiamo dire, quindi a molti ha rotto le palle, anche e forse soprattutto perché Ubisoft non è stata capace di ottimizzare, quindi ammodernare, rendere più avvincente il sistema di combattimento. Purtroppo è un sistema di combattimento un po' rigido, in cui i personaggi aspettano che Edward uccida gli altri nemici, quindi insomma ha un enorme margine di miglioramento che ancora non è stato pienamente sfruttato, e vogliamo vedere un miglioramento più incisivo in Unity. E adesso una serie che non ti piace? No, assolutamente. Ti fa schifo, cioè, ragazzi, ti fa veramente schifo. Parliamo della mia serie preferita di tutti i tempi, e voi sapete che sto parlando ovviamente di FIFA. No, PES. Di Scudetto, no. Championship Manager era un bellissimo titolo. Mass Effect. Vabbè, però dimmelo prima all'orecchio, no, guarda, ragazzi, che dirò Mass Effect, se no io qualcosa ne posso sapere, cioè vado per logica e FIFA, no, nel tuo caso. Intanto, se siete fan di Mass Effect, dovete sapere che io ho una pagina Facebook che si chiama Mass Effect Italia e un canale YouTube che si chiama Mass Effect Italia. Ecco, non facevo pubblicità appunto qui all'interno di quello che è Player. Pubblicità, Inside. Ragazzi, però, beh, ragazzi, però questo stelle. Vuole dimostrare la mia grande passione di questa serie, che si è guadagnata il mio grande amore. Perché, secondo me? Anzitutto non possiamo far passare inosservata quella che è una trama sci-fi eccezionale, no? Cioè, dalle location ai personaggi, i dialoghi, le scelte morali. Tutto bellissimo, veramente. Poi un gioco che, a proposito di scelte morali, durante i dialoghi e anche durante le scelte che si fanno nel corso di tutta l'avventura, non ti giudica mai. Cioè, alla fine tu vuoi essere un paragon, un renegade, cioè un eroe o un rinnegato, e ritagliarti sempre una tua trama coerente e interessante. E rispettabilissima in ogni caso. Certo, rispettabilissima in ogni caso. Tranne quando vai a picchiare le giornaliste per strada. Quello è tutta un'invenzione della stampa. In particolare volevo porre, cara la mia Midna, l'accento, l'attenzione su Mass Effect 1. Perché? Dici perché? È perché è il mio preferito, il nostro preferito, anche se il sistema di combattimento è stato migliorato ampiamente nei successivi capitoli. Esatto. Però l'ambientazione sci-fi e l'esplorazione dei pianeti inesplorati è decisamente quello che ci ha fatto veramente uscire pazzi per questo titolo. Però devo dire che tutta la serie è fantastica allo stesso modo. Ma non possiamo negare il fatto che il primo episodio era decisamente più generoso degli altri due a venire, perché insomma il fatto che si potessero esplorare liberamente i pianeti, i vari pianeti, non tutti ovviamente, una bella porzione di pianeti presenti con il Mako, con gli altri alleati, insomma, poi il fatto che ogni pianeta avesse le sue caratteristiche chimico, fisiche, organiche. Questo mi ha colpito decisamente. Praticamente male. Hanno fatto il gioco apposta per me. Quello che ho sempre sognato da piccola. Sì, questo è vero. FIFA, dicevamo. Abbiamo parlato tre ore di Mass Effect. Non mi entra. Se dico Western, cosa pensi? Western Digital fa degli ottimi hard disk. Western. Genere Western. È Django Unchained. No, io dico nei videogiochi. Nei videogiochi.
E beh, dai, non possiamo fare a meno di pensare all'unico titolo western che meriti in assoluto. Ora magari sotto scriveranno, non è vero, Raiden, è uscito Western Cross nel 1991 ed era un capolavoro. Allora, cari ragazzi, ovviamente Juarez. Stiamo parlando della scorsa generazione di videogiochi, un genere che effettivamente è stato parecchio snobbato dalle software house in passato, cioè l'aveva trattato soltanto la Rockstar con Red Dead Revolver e quindi il suo seguito. Stiamo parlando di Red Dead Redemption. Perché l'abbiamo introdotto? Cioè, manco se stessimo parlando di un titolo di wrestling. E nell'angolo a destra trovate John Marston, Rey Mysterio, per dire, l'unico wrestler che conosco. Parliamo di John Marston e della sua storia nel Texas. Esatto, è ambientato a New Austin intorno al 1910, 11, 12, comunque nel corso di questo triennio. Red Dead Redemption è una storia appunto molto impegnata, parecchio profonda, che tratta di redenzione, di fiducia e del rapporto di convenienza tra le persone. Una storia parecchio interessante, veramente interessante. Cioè, ragazzi, ma interessante. L'abbiamo capito, è interessante. Interessante, stupenda, e ma anche il gameplay di questo gioco praticamente perfetto. Partiamo dal fatto che, appunto, essendo free roaming ambientato nel western, già era la realizzazione di un mio sogno, no? Sì. E del sogno di tutti coloro che amano i western. La location storica con le varie zone del Texas e del Messico, che poi andrete ad esplorare, quindi anche il Messico, parecchio ben riprodotte. Poi è bellissimo, tra l'altro, vivere no, l'epoca del western, anche con le varie location per quanto riguarda, per esempio, i pub, le puttane che sono presenti nei pub, sì. I giochi che si fanno, cioè per esempio il poker, il blackjack, oppure tipo tanti altri giochi. Andare a domare i cavalli. Se vanno a finire male questi giochi tra due contendenti, si sparano, cioè vogliono sparati poi, perché sì. Si deve risolvere così, la situazione vuole risolvere. Non c'è altro modo. Io non conosco altri modi, ovviamente. Le cose vogliono fatte così. Se proprio dobbiamo parlare di difetti, anche se veramente mi sembra di bestemmiare dicendo che Red Dead Redemption è difetti nella stessa frase, però possiamo dire che c'è un leggero allungamento di brodo nella storia. Come si suol dire, no? Perché l'allungamento di brodo, sì, è il termine tecnico. Esatto, soprattutto al centro del gioco, nella parte, sì, centrale, quando lui si trova in un certo posto. In un certo posto, insomma, sì, a farsi un po' gli affari degli altri, esatto. Ecco, un pochettino lì, secondo me, è un po' lunga come cosa e si poteva fare in modo più stringato, però a parte questo, veramente un gioco fantastico, con uno dei finali più belli secondo me della storia dei videogiochi. Cara Midna, sono uno di quelli che ha apprezzato particolarmente la serie di GTA, che però ne ha visto sempre anche i difetti, che sono continuati praticamente fino a GTA 4. GTA 4 secondo me era pieno di difetti, sì. Non ultimo per esempio il fatto che se una missione fosse fallita bisognava comunque ricominciare dal dialogo precedente alla missione, cioè proprio bisognava ricominciare tutto da capo. GTA 5, ragazzi, risolve questi fottutissimi problemi, fa tesoro delle esperienze precedenti maturate in anni e anni di GTA, cazzo, potevano fare pure prima però, e propone un titolo veramente scoppiettante. Non solo, cosa possiamo dire di GTA 5 che non abbiamo già detto lo scorso anno quando lo attendevamo, quando ne abbiamo parlato? Non solo mantiene vivo lo spirito di GTA, quello spirito un po' satirico, dissacrante che ha GTA, e mantiene anche vivo e sempre fresco lo stile di gioco tipico di GTA, anzi sempre nuovo e molto migliore. Variegato rispetto ai precedenti GTA, quindi non siamo solamente lì a fare sparatorie e inseguimenti, ma è molto più vario. Inoltre si rinnova dal punto di vista narrativo, perché qui abbiamo tre personaggi che non sono proprio i primi arrivati, ma veramente sono entrati nei nostri cuori, sì. Si sono guadagnati un po', non tutti, non alla stessa misura, come per esempio Franklin non mi è piaciuto molto come personaggio, tutto è razzista, no, semplicemente ci mancherebbe. È un po' troppo stereotipato. Michael e Trevor invece sono spettacolari, ognuno per i fatti suoi. Inoltre nel gioco, non ci dilunghiamo, abbiamo detto, ma diciamo una delle cose più importanti, si può disegnare un tatuaggio a forma di minchia. Se proprio dobbiamo trovare qualche difetto, beh, diciamo che semplicemente forse la main quest è un pochino pretestuosa, nel senso ci sono alcune circostanze un po' campate per aria, però ci possono stare. Un po' inconsistente. E anche gli intrecci delle storie dei tre personaggi, così come l'incontro dei tre personaggi stessi, è un po' forzato, no? Cioè, soprattutto quando Franklin e Michael, ma non vogliamo spoilerare nulla. Diciamo che non è tanto bella la storia quanto come questa è stata raccontata. Esatto. Il tatuaggio a forma di minchia. E torniamo a parlare di giochi di ruolo, cara la mia Midna. E torniamo a parlare di BioWare e torniamo a parlare di una delle mie serie preferite di sempre, Dragon Age Origins. Dicevo poc'anzi di Skyrim, ma è il gioco di ruolo fantasy per antonomasia
ma anche Dragon Age, Dragon Age, un altro modo di fare giochi di ruolo, ecco, sì. Un po' più alla vecchia maniera. Sì, nel senso anche come sistema di combattimento, anche come loot system, tutte queste cose qua, è tutto un po' più vecchio stampo. Qualche carenza tecnica, soprattutto negli ambienti esterni, che sono free roaming per modo di Non è un free roaming. Neanche questo che vuole fare, insomma, il assolutamente gioco. Assolutamente no. Quello che propone il gioco è una trama veramente incantevole. Dei personaggi straordinari e soprattutto credibili, con i quali si possono intessere relazioni più o meno profonde. C'è anche Morrigan, che e c'è anche Alistair, che voglio dire. Però io personalmente preferisco Alistair, perché insomma, sappiate che potete scegliere tra tre razze diverse, ovvero elfi, nani e umani. Ognuna di esse ha una sua origine, non solo la razza. Ecco, perché si chiama origin? Certo, non solo la razza, ma per esempio se voi scegliete di essere nani, potete essere nani basso. Nobili, no. No, nani però nobili, sì, però sì. Oppure nani popolani, ecco. Quindi e ognuno di essi ha una sua storia, veramente, ragazzi. Oppure nani. No, questa era proprio bassa. Questa era una battuta bassa, proprio. Andata. Avete fatto andare il film. Cioè, voi perché non ridete a queste minchiate? Quando abbiamo parlato delle altre serie abbiamo scelto un capitolo solo per piccole preferenze, ecco, per esempio Assassin's Creed 2, no? Mass Effect 1. Ma in questo caso noi abbiamo nominato Origins perché è decisamente superiore rispetto a Dragon Age 2.